Per quanto riguarda gli ingombranti, di cui tanto si è parlato, il 18 giugno, quindi prima dell'elezione, del secondo turno delle elezioni. Presidente, dove si è parlato degli ingombranti in questa commissione? Non si è mai parlato degli ingombranti. Io vorrei che lei richiamasse la sindaca a rispondere alle domande che gli abbiamo fatto, perché sta parlando del PD, del Parlamento, Ma io di un sto parlando, sacco no, di no, mi scusi, cose io sto e parlando. delle politiche dei Scusi. rifiuti. Io già l'altra volta l'ho invitata a venire in commissione perché ambiente al Senato a raccontare, perché qui siamo, le domande sui rifiuti erano: dov'è la discontinuità se si sceglie l'assessore Muraro che è stata interna all'AMA in tutti questi anni? Questa era la domanda a cui doveva rispondere il C'erano anche tante altre sindaco. domande, non solo quella, ma ci arrivo a quella. Sì, c'era la domanda sulle tariffe, che non c'entrava secondo me con l'antimafia, però cioè, se possiamo stare sui punti che abbiamo sugli ingombranti, cioè, è una vicenda giornalistica di questi giorni, No, no, non è una vicenda giornalistica, è una vicenda sostanziale, è perché una per me è vicenda sostanziale, sostanziale mi che scusi, però non le è abbia stata pazienza. chiesta l'altra volta. Prego, grazie. Allora, facciamo che vado diretta a un paio di domande che mi sembrano poi il cuore di quello che volete sapere, il resto evidentemente l'ho sentito solo io la volta scorsa, va bene, per carità, poi prenderemo eventualmente lo stenografico e vi farò vedere che comunque c'erano state anche altre domande. Detto questo, allora... È chiaro ed è evidente che la malavita e la mafia, per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti, si annida soprattutto nella gestione dell'indifferenziato. Allora, che cosa sta facendo questa amministrazione in netta discontinuità?